Oggi vediamo un esercizio per gli addominali che di per sé è abbastanza semplice, ma che vedo sbagliare da molte persone dato che viene sottovalutato e ha bisogno di una buona coordinazione tra i vari muscoli. Vediamo quali sono gli errori più comuni e cerchiamo di sistemarli. Parto come al solito e mi posiziono come per fare un plank. Quando sono in questo ponte isometrico devo assicurarmi che i piedi siano più avanti della struttura se il TRX è attaccato appunto alla sbarra. Se invece il TRX è attaccato al soffitto oppure non ci sono strutture di mezzo, sarebbe ancora meglio. Più alto è il TRX, più in alto è attaccato, più difficile sarà l'esercizio. Una volta posizionato in ponte isometrico, avrò il piede a martello con i quadricipiti quindi attivi, glutei e addome che stabilizzano il bacino, quindi in retroversione, e i dorsali che stabilizzano le spalle, i tricipiti tengono le braccia tese. Da questa posizione di plank l'esercizio è solamente un pendolo, solamente tra virgolette. Quindi prima di spiegarvelo ve lo faccio vedere. Dovrò solo andare a destra e a sinistra mantenendo il corpo in ponte isometrico. Questo senza piegare le braccia e senza lasciare alcuna contrazione. L'errore più comune è quello di far partire il movimento dal bacino, quindi sganciare i glutei e gli addominali e fare oscillare solo il bacino tenendo il busto fermo. Questo farà sì che sarà un lavoro lombare anche e quindi causerà dei problemi alla schiena. Altro errore comune è quello di spingersi a sinistra e a destra mantenendo il plank dritto e quindi non ruotando il busto. Invece bisogna aggrapparsi al pavimento con le mani, quindi stringere il pavimento e cercare di ruotare il pavimento mantenendo però le mani ferme al suolo. Praticamente sarà un lavoro delle scapole e dei dorsali. Ponte isometrico, tutto bloccato e le braccia gireranno il pavimento. La testa andrà dalla direzione opposta a quello del corpo. Quindi nella posizione di ponte isometrico devo schiacciare le mani al pavimento, ruotare il pavimento a sinistra e a destra, a sinistra e a destra, mantenendo i glutei, gli addominali, i dorsali e li faccio trasportare. Una volta capito come mettere insieme i muscoli e tenere il corpo stabile, l'esercizio non sarà così difficile. Vediamo questo esercizio da varie angolazioni per farvi capire al meglio come si esegue.